Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi al Japan Days, al mercatino giapponese, ci stanno un sacco di cosplayer. Oggi siamo ancora di prima mattina, ma ho visto che ci stanno un sacco di cosplayer, quindi andiamogli a chiedere, secondo loro, qual è il superpotere più inutile che ci sia. Secondo loro qual è, e soprattutto se avessero la possibilità, quale superpotere vorrebbero, non lo so, congiungete voi qua sotto i voti, avere. Quindi andiamoglielo a chiedere, ovviamente dopo, che come al solito già lo sapete raga, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like raga, commentate e fa tutto cosa che dovete fare sempre. Dai dai dai, andiamoli a chiedere secondo loro qual è il superpotere più inutile, quel proprio non te ne fai niente, ma che te ne fai, ma che te... Allora lui e tu, come ti chiami? Normale o il tuo personaggio? Il tuo personaggio Von Franz Demonium. Ok, allora senti Von Franz, secondo te qual è il superpotere più inutile che possa esistere, che hanno inventato, che più inutile? Il più inutile, quello che dice, ma che cazzo me ne faccio? C'era un tizio di non mi ricordo quale fumetto il cui unico potere era farsi esplodere in una nuvola di coriandoli, tipo. E l'esplosione in coriandoli, molto utile, possiamo dirlo. Non fa neanche danno, cioè letteralmente sono solo coriandoli. Basta. Solo coriandoli, beh, per carnevale, buono per carnevale. Ma poi muore, lo fa solo una volta. Ecco. E quello è il bello. E invece, se tu avessi la possibilità, scegli bene fra tutti i superpoteri, più quelli inutili che quelli super fighi. Qual è il superpotere che tu prenderesti? Qual è il superpotere allora, che tu... Solo uno però, eh? Allora, l'abilità probabilmente di non materializzare, ma quantificare qualunque cosa io voglia. Da qualunque punto di vista, cioè nel senso, io posso magari farmi spuntare una spada in mano, okay, o una pistola. Ok. Come posso farmi arrivare alla mano... il solo sentimento del dolore, toccare una persona e trasferirglielo. Ah, ok, madonna, pensavo che volessi prendere un'altra cosa a mano. Vabbè, e quindi il superpotere è molto, molto particolare come superpotere. Tu lo sei inventato tu, Jay? Sì, ci ho pensato. Mi piace. Allora, siamo con la principessa Peach, giusto? Sì. O Aurora? Peach. Allora, senti, sto chiedendo a tutti i cosplayer, secondo te qual è il superpotere più inutile che ci sia? Invisibilità. L'invisibilità. Tu dici invisibile? Sì. E perché secondo te? Perché comunque devi rimanere sempre senza vestiti e poi... Senza vestiti e poi ti cacchi dal freddo, esatto. Certo, hai ragione. Senti, invece, se tu avessi la possibilità di scegliere e poter prendere un superpotere, qual è? Teletrasporto. Così mandiamo in fallimento tutte le agenzie di viaggio e gli aerei. Mi piace il teletrasporto, ma ha fatto come? Come Goku? No. Con le cose così. No, come lo fa il teletrasporto? Più semplice. Tipo? Pensi alla tappa e ti teletrasporti. Mi piace, simile a quello, bravo. Invece, voi ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti qual è il superpotere più inutile e quello invece che potreste scegliere. Scrivetelo qua sotto. Tu sei che personaggio è il tuo? Rick Sanchez. Senti, sto chiedendo ai cosplayer, sì, qual è il tuo di superpotere, ne capisci? Sei uno scienziato, giusto, più o sì, meno. Qual è il superpotere più inutile che possa esistere? Vivere. È un superpotere? Sì, può essere. È inutile, vabbè, ci stiamo. Invece, se tu avessi la possibilità di scegliere e prendere, forse ho azzeccato in congiuntivo, un superpotere, quale sarebbe? Essere ricco. Essere un superpotere, certo, essere un ricco. Un superpotere, puoi fare tutto. E beh, Batman, Iron Man, sono superpoteri di essere ricco. Mi piace sta ricchi. Vive ricchi. E chiedendo a tutti i cosplayer di qua del mercatino qual è il superpotere più inutile che ci sia.
Cominciate voi. Cominciate voi, raga, non dai. Cominciate. Quello di Mineto. Cioè? Quello che si stacca i capelli e appiccica gli avversari. Me l'hanno già detto, stanno, vanno, vanno, sono gettonati questi, tu ci hai pensato? Vai a lui. Vado a lui, vado. Tu il cornuto, mancava il cornuto nel mio video. Esatto. Eccolo qua, il cornuto. Diciamo, il superpotere più inutile che ci sia. Anche uno in generale così. Quello che vuoi, poi di quello che vuoi. Vabbè, uno in generale... Oddio, cominciate. Non ci sono superpoteri inutili. Invece, se dimmi, dimmi. No, ogni superpotere potrebbe avere un pochettino di effetto positivo. Devi sfruttarlo. Bisogna sfruttare quelle poche cose positive. Invece, se voi avreste la possibilità di scegliere, forse ho azzeccato i congiuntivi finalmente. Il superpotere, un superpotere, quale scegliereste? Sarei tipo un fantasma, un fantasma. Si teletrasporta, flutta, diventa, passa attraverso le pareti, non lo so, è figo. Tipo fantasma, a me piace, poi fai a fare bu alle persone. E io lo faccio già bu alle persone, già. Sarebbe molto più effettivo se fossi un fantasma. Un fantasma, è vero, ma è interessante questo. Tu invece? Attraversamento di oggetti. Tipo fantasma, tipo lui, però sì, senza fantasma. Esatto. Senza fantasma. Tu invece? Credo la super forza. La super forza. Sì, sì. Ci piace, sì, ci sì. Piace ragazzi. Voi invece scrivete qua sotto nei commenti qual è il superpotere che voi vorreste. Allora raga, qua c'è sta proprio la gang di il bosco. La gang del bosco, mi piace la gang del bosco. Sto chiedendo a tutti i cosplayer, aspetta, fammelo allungare che ok, mo è lungo. Allora, tu dico che qual è il superpotere più inutile che ci sia? Il più inutile. Mo arrivo a te, mo arrivo. Iniziamo da te. Più inutile? Sì. In generale. In generale il superpotere più inutile. Se vogliamo stare nel mondo reale, il volare. Se uno vola a certa velocità muore. Ecco, tu sei molto razionale, bravo, bravo. Tu invece? Stessa cosa sua. Volare, volare tu. Onestamente, vabbè, mo se copiano, sì. Dimmene uno, il più inutile. Inutile. Porca miseria. Non avere le parole. Tu invece? Credo tipo l'invisibilità, cioè perché alla fine se sei invisibile per sempre. Bravo, esatto. Tu invece? Posso dire una cosa riguardo agli anime? Tutto quello che vuoi, il corpo dire. Di Mineta. Hero Academia. Ok. Praticamente si stacca delle palle dalla testa e le appiccica contro gli oggetti. Ah, è vero, si stacca le palle, non è molto pratico staccarsi le palle. Non è molto pratico staccarsi. Si stacca le sfere dalla testa. Si stacca le palle, da mi piace di più le palle, bravo. Invece se voi avremmo capito. La possibilità di scegliere e poter prendere un superpotere, quale sarebbe? I sei occhi di Gojo. Tu? Non lo so. Non lo sa, lei senza superpotere. Quello di Monoma. Copio quello che di... sarebbe? Copi. Quello di copiarsi? No, copia i poteri degli altri. Copia i poteri... Beh, questo è molto, molto infimo, diciamo. Sì. Molto, molto infame. Tu, dimmi. Il teletrasporto. Il teletrasporto, mi piace. Molto gettonato. Controllare la gravità su cosa tocco e su di me. Bravo, questa l'hai copiata da Miro Accademia, però. No, l'hai copiata. No, è una referenza a Bungo Stray Dogs. Ok, tu invece... Deve essere molto banale. Tutto quello che vuoi. One for all. Che è quello del protagonista di Mero Accademia. Mi piace, banale, raga, mi piace tanto. Viva Ciuia la cara! Voi ragazzi invece scrivetelo nei commenti qual è il superpotere più inutile che ci sia e soprattutto qual è il superpotere che voi vorreste, potrebbe, come cazzo si coniuga sto cazzo di verbo. Scrivetelo sotto nei commenti. Noi invece ci vediamo ragazzi al prossimo video, sempre qui in Mercatino Giapponese. Shagari!